Siamo qua oggi per presentare un nuovo acquisto, Renzo Colombini, classe 2001. È un ragazzo che noi abbiamo seguito dal settore giovanile dell'Inter, dove ha fatto un bel percorso e si è conquistato anche le nazionali under italiane, quindi è anche un giocatore che ha avuto una visibilità internazionale con l'under 18, under 19 dell'Italia. L'ultimo anno è stato acquistato dallo Spezia. E noi abbiamo avuto un buon rapporto con i dirigenti dello Spezia, si sono messi a disposizione per mandarci il giocatore in prestito, cosa a noi gradita perché, come già ho spiegato, l'intenzione societaria è anche quella comunque di fare accedere al minutaggio laddove è possibile e quindi Lorenzo avrà le sue carte da giocarsi ed è a disposizione della squadra da subito, o meglio ancora, appena si mette a posto un piccolo problemino che aveva dal passato. Vi lascio il ragazzo per qualsiasi domanda. Sì, buongiorno Lorenzo, intanto benvenuto e appunto se ci racconti un po' questo inserimento perché tra tamponi e questo problemino fisico a che punto sei e quando pensi di essere disponibile? Soprattutto con i tamponi, ovviamente è più lungo il periodo di inserimento, però ho avuto un problemino, una cicatrice vecchia, quindi niente di che. Devo solo rimettermi a posto fisicamente e poi sono a posto per partire e incominciare a fare tutto l'anno al massimo. Pensi che la prossima settimana, visto che ci sono già infrasettimanali, poi si giocherà con l'Alessandria, possa essere un passo avanti anche per lavorare con la squadra, Sì, eccetera? Ok. sicuro. E in generale un po' il tuo percorso, nel senso che, come diceva il direttore, sei stato acquistato dallo Spezia in estate, che ti ha girato subito al Novara in Serie C. Pensi che possa essere la strada giusta per te fare esperienza in Serie C e poi magari lanciarti più in là? Ovviamente dopo la primavera bisogna fare più esperienza possibile, quindi la Serie C, ma soprattutto a Novara, penso sia il modo migliore per incominciare nel mondo dei grandi, quindi credo di aver fatto la scelta giusta e il tempo ce lo dirà. E anche il fatto appunto che Novara insista soprattutto sui giovani, l'ha fatto l'anno scorso e lo sta facendo anche quest'anno, soprattutto sugli esterni, ha inciso sulla scelta. Sicuramente perché ho visto subito anche la prima partita che ho visto con la Gelbison c'era addirittura un 2003 in campo, quindi ovvio questo incide perché si vede che qua credono nei giovani e per un giovane è un'attrazione in più. È stata comunque un'estate un po' travagliata, i trasferimenti e anche un cambio di vita. Cosa ti aspetti da questa esperienza, anche dal punto di vista umano, diciamo, e se hai parlato già con la società e l'allenatore da questo punto di vista? Ma mi aspetto di ovviamente migliorare su tutti gli aspetti, soprattutto quello fisico, perché ovviamente mi rapporto con persone più grandi su lavori diversi, rapportarmi con persone più grandi, persone che magari hanno anche già figli, che possono insegnarmi tanto sull'aspetto umano e ovviamente essendo con persone più grandi gli allenamenti saranno più intensi e posso solo che migliorare. È un giocatore a cui ti ispiri, diciamo, quando eri Ma nell'Inter oppure anche in generale? diciamo che il giocatore a cui mi ispiro di più è sempre stato Zanetti, anche per il modo di giocare, queste lunghe falcate, poi io che sono interista, quindi Ah, proprio un interista. sì, quindi è il mio idolo e sì, dico Zanetti anche come tipo di giocatore. Le tue qualità tecniche, fisiche, sei un giocatore che predilige la corsa o più la fase difensiva, oppure si dice che il giocatore moderno ormai deve saper far tutto. Ma sicuramente so far tutto perché, vabbè, io ho iniziato da attaccante, quindi ero molto più offensivo. Poi da quando sono arrivato all'Inter, quindi 10 anni fa, ho iniziato a fare il difensore molto più spesso, quindi ho imparato a difendere. Poi l'anno scorso ho fatto il quinto, quindi facendo il quinto fai tutte e due le fasi, sempre, quindi migliori sotto tutti e due gli aspetti, quindi riesco a fare benissimo tutte e due. Cioè, quindi sei un giocatore Sì, duttile, tutti. diciamo, nei vari schemi anche del mister. Tu giochi solamente a pallone o studi anche? Studio, mi manca l'ultimo anno. Cosa fai? Faccio finanza e marketing.
Manca l'ultimo anno di superiore. Abiterai all'inizio a Novarello oppure è la prima esperienza fuori casa forse questa? O... Ah, adesso sto alternando, poi più avanti si vede. Dove vivi tu? Vivo a Milano, zona San Siro. Quindi... Ah, proprio a casa? Sì. Lì. E sei anche vicino qua. Sì, sì. E con Cagnano ti hai mai incrociato? Cioè, sono 3 anni di differenza, però magari alla... Non so, Piano Gentile. Non lo conoscevo, modo, okay. Non lo conoscevo, però cioè, lo conoscevo di... Di fama, diciamo, sì. All'interno dell'Inter. Okay. La cosa strana è che c'è stato, come diceva prima Renato, anche un altro terzino sinistro che era... porta il tuo stesso cognome, Francesco Colombini, che è stato un, sì, un giocatore importante anche dal punto di vista del gruppo. Tu mi auguro che... voglia ripercorrere anche le sue fortune a Novara. Speriamo, ovviamente mi hanno detto che è stato un grandissimo giocatore in questa società e speriamo di ripetere.